E rieccoci qua come sempre da parte, anzi cosa dico, con il nostro secondo tempo perché torniamo a parlare con Sandy da bomber ad allenatrice. Ta-da! Sandy, rieccoci qua, quindi tantissime soddisfazioni da ex calciatrice di ruolo, centrocampista ma anche attaccante. Sì. Ho ricoperto più ruoli. Mi sono sempre adattata, però diciamo che i ruoli dal centrocampo in su l'ho anche trequartista? Sì, l'ho ricoperti un po' tutti, cercando di fare il mio meglio. Sicuramente da giovane correvo un po' di più di, diciamo, certo, di ora, che sono un pochino più vecchietta, e quindi facevo un attaccante esterno, e avevo tanto fiato. Hai fatto diversi gol. Sì, diciamo che mi sono levata tante soddisfazioni in Serie A e ho segnato parecchie reti, ho giocato in Champions League, che questa foto infatti è contro una squadra francese. Ho avuto il piacere di fare la competizione per 3 anni di fila e insomma sono grandi esperienze che ti rimangono poi. Oggi ricopri un altro ruolo molto importante, quello di allenatrice. Sì. Ripartiamo proprio dalla tua squadra, dai tuoi ragazzi. Stiamo parlando di primavera, quindi sono ragazzi 17, 18, 18 anni. Esatto, sì. Sono 2006, 2005. E diciamo che il gruppo che alleno, sono fortunata perché sono dei ragazzi, prima di tutto dei bravi ragazzi, rispettosi, che questo è il primo principio, il primo valore che ho chiesto ai ragazzi quando li ho conosciuti, ma devo dire che sono tutti dei bravi ragazzi, la maggior parte viene da fuori, quindi ce ne sono pochi della Toscana. Stanno facendo una grande esperienza e io spero di accompagnarli al meglio, insomma. Ecco, se posso sapere, dato che non ti saresti mai aspettata, no, di diventare allenatrice, dove ti vedi tra 5-10 anni, calcisticamente parlando, ovviamente? Ma spero comunque sia di ricoprire sempre questo ruolo, di fare questo mestiere, perché ci credo veramente tanto e ci sto investendo. Non lo so, io spero di allenare una squadra importante, femminile e maschile non importa, spero solamente di continuare ad allenare e magari, chi lo sa, fare un'esperienza all'estero, che da calciatrice purtroppo non ho avuto il piacere di fare, quindi spero che magari da allenatrice possa fare questa esperienza. Abbiamo capito che hai iniziato a giocare a calcio, eri piccolissima, avevi solo 5-6 anni, se sì, ricordo Sì, 6 bene. Anni, appena compiuto. Ma sei nata con questo sogno, questa passione, questa diciamo vocazione, se così si può dire, o c'è stato qualcuno della famiglia che ti ha avvicinata al calcio? No, guarda, cosa forse un pochino strana, nessuno in famiglia è così appassionato di calcio. Davvero? Diciamo che mio babbo un po' andava allo stadio con il nonno, il fratello di babbo giocava un po' a calcio, però questa mia passione è innata, ce l'ho sempre avuta e devo dire che la maggior parte delle bambine che si affacciano a questo mondo hanno proprio una passione da dentro. Se vogliono giocare a calcio, allora giocano a calcio. È giusto seguire quelli che sono i propri sogni. Esatto. Sì. Grazie Sandy, ci Grazie torniamo a più tardi. A più tardi. Perché adesso tempo prezioso. Claudio, rieccoci qua. Eccoci pronti qua. Prontissimi ad elencare tutti i vantaggi legati investendo in oro fisico. Beh, tanto per cominciare, visto si parlava di sicurezza, la principale è quella che l'oro non fallisce, a differenza di tanti asset che sono soggetti ai rischi borsistici, azioni, eccetera. Chi acquista un pezzo d'oro fisico, e ricordo ai signori che ci seguono a casa, fisico si intende un pezzo di un lingotto, non oro sulla carta, dove c'è scritto che io sono proprietario. Io voglio un pezzo d'oro, un lingotto di questi, a mia scelta, posso scegliere tra i vari formati, in mano mia. Quindi io possiedo e sono proprietario di un pezzo d'oro fisico,
l'oro non fallisce, questo è il principale vantaggio. Sull'oro non si paga l'IVA, come si sa. Cosa significa? Significa che chi investe acquistando o rivendendo il suo oro al momento debito non è soggetto all'IVA del 22%, quindi tutto questo è un grosso vantaggio. Un altro importante aspetto di questo tipo di investimento è semplicemente quello che l'oro è liquidabile in qualsiasi momento, a differenza di altri investimenti, che so io, un fondo di investimento, un immobile che deve giustamente seguire un certo iter e necessita una monetizzazione un pochino più lenta rispetto a questo aspetto qua, l'oro è, diciamo, un sinonimo di immediatezza, di liquidità, cioè se io possiedo 100 grammi o 100 kg d'oro, in qualsiasi momento ho la certezza che possono diventare soldi liquidi che io posso reimpiegare o posso usare a mio piacimento. Questo è importante, le persone devono tenere presente questo aspetto, soprattutto perché l'oro, come è un deposito di valore, mi spiego meglio. Uno mi può dire, ma tu parli dell'oro, ma non c'è solo l'oro, giustamente. Ma qual è la differenza fra investire in orologi di valore piuttosto che in auto d'epoca, ecco, in opere d'arte? Spieghiamola, perché... Devo spiegarla molto bene. Allora, la differenza è sostanziale. Se io compro un quadro di valore, un quadro di un certo determinato pittore o una moto d'epoca, per poterla monetizzare non ho la certezza del valore, mi spiego? Cioè, non so quanto veramente ricaverò da questa vendita, perché per poterla vendere devo trovare, primo, chi è disposto a comprarmela, secondo, chi è disposto a pagarmela quanto io chiedo. Quindi può aumentare, ma può anche diminuire. Può anche diminuire, perché io posso aspettarmi che io il mio quadro valga 30.000 euro, arriva uno e dice, sì, io sono interessato, ma per me ne vale 15. Quindi la verità è un po' aleatoria. Mentre, cioè, con l'oro abbiamo, con l'oro abbiamo la certezza che l'oro ha una quotazione ufficiale in tutto il mondo, minuto per minuto. Chiaro? Questo è importante. Cosa vogliamo di più? Le persone dovrebbero capirle questi aspetti, perché sono, secondo me, di una semplicità estrema, però altrettanto importanti, perché si preferisce di tenere i soldi nel conto corrente in una banca, in una posta, quando non mi danno interessi, sono soggetti a fallimento, perché se la banca salta, addio soldi. Non è vero nulla che ci sono le garanzie, perché le garanzie non ci sono. Se fallisce la banca fino a 100.000 euro non è vero niente. Se io ho l'oro, tutti questi problemi non ce li ho. Poi ognuno deve fare quello che si sente. Cioè, è molto, molto semplice. Quindi questo è un grosso vantaggio. L'altro grosso vantaggio è il prelievo forzoso. Cosa significa? Significa che se io ho, anziché avere i soldi in un deposito, ho un lingotto d'oro, ho messo al riparo da questi rischi, perché nessuno, ricordo, lo può toccare. Nessuno lo può toccare se non io, perché è mio, è in mano mia. Chiaro? Cosa è successo nel 1992? Nel 1992 è successo che dal 9 al 10 luglio il governo Amato, purtroppo si ricorda per questi brutti eventi, ci ha prelevato dal conto corrente i 6 per 1000 dalla sera alla mattina, perché ce lo chiedeva l'Europa per mille motivi. Scusatemi, i miei soldi sono miei, cioè che discorsi sono? Io c'ho l'oro e l'oro non me lo tocchi. Poi, se c'ho soldi nel conto corrente, purtroppo lì sono soggetto a questi discorsi. Questo è molto... No, mi scaldo oggi un po' perché... Sei sì. Diventato tutto rosso. No, perché mi fa rabbia. Certe cose sono veramente... La palissiane si dovrebbero capire. E io sono qui per questo, ci mancherebbe altro. È vero, è vero. Non siamo arrabbiati con nessuno, ci mancherebbe altro. Dopo ti bevi un bel bicchiere d'acqua. Anzi, guarda, te lo faccio bere subito perché ti interrompo. Però dopo torneremo a elencare tutti quelli che sono molto bene. I vantaggi. Grazie. Grazie a te, Carlotta. Più tardi. Perché adesso andiamo avanti con Chessbot. Con Marco Esposito, rieccoci qua per ancora una volta tornare a parlare dell'importanza, della forza del volontariato. Quindi... La forza del volontariato è tanta veramente, perché è frutto di passione, è frutto di emozioni. E poi soprattutto una cosa, ci tengo sempre a dirlo, potrebbe essere anche ripetitivo, è frutto di relazioni. Relazioni sono... quel tessuto che tiene insieme le nostre comunità, le nostre società, i nostri territori, quella, la relazione personale. Questa sera sono in collegamento per un infortunio
è tutto per sé, che non c'entra nulla, ma ecco, mi manca la relazione, mi manca incontrare la gente, incontrare le persone e con loro cercare di costruire qualcosa. Il volontariato è soprattutto questo, relazione, fare e fare insieme agli altri. Magari più tardi ci racconti anche quella che è la tua esperienza personale, perché è sempre prezioso raccontarla. Vogliamo prima dedicarci su quella che però sarà l'iniziativa di giovedì 14 marzo? 14 marzo è una data importante perché è la data della prima iniziativa di delegazione di Firenze per il 2024. Ne seguirà un'altra, ma intanto soffermiamoci su questa. 14 marzo presso la Fondazione Zeffirelli in Piazza San Firenze verranno presentati i risultati di un'indagine sottometrica sui bisogni emergenti del territorio fiorentino. Chiaramente non voglio anticipare i dati perché sarebbe un pochino cattivo da parte mia anticipare oggi dei dati che verranno presentati ufficialmente il 14 marzo. Posso dire questo, ci occuperemo di povertà, ma povertà in questo momento non intesa povertà finanziaria, come povertà di accesso alle cure, povertà educativa e culturale, povertà, l'ho detto proprio pochi secondi fa, povertà relazionale. Quindi ci soffermeremo su questi tre aspetti, queste tre declinazioni dello stesso termine, povertà. È un'indagine che è stata fatta, ripeto, la Petrometrica per CESVOT e specificatamente per la delegazione CESVOT di Firenze. Le associazioni di volontariato e di promozione sociale si misureranno su questo. Invece quando si diventa volontari si diventa ricchissimi proprio grazie ad un percorso che intraprenderemo, un percorso personale ma anche professionale. Si crea un bagaglio che una persona si porterà poi per tutta la vita. È un arricchimento della persona. E poi voglio ricordare, magari per quelle ragazze e quei ragazzi che sono in ascolto, che il CESVOT può certificare le loro competenze trasversali, ovvero quelle competenze non formali, quelle competenze che non si imparano a scuola, non si imparano agli istituti scolastici, ma che si possono apprendere presso le nostre associazioni. Ecco, il CESVOT le certifica. Le certifica per cosa? Nella modulistica del curriculum vitae modello europeo, quindi riconosciuto fino a livello europeo, c'è uno specchietto, uno spazio apposito per le competenze non formali. Bene, per inserire i valori all'interno di questo specchietto del curriculum vitae di ciascuno, per poi sfruttarlo nella ricerca del lavoro, il CESVOT certifica le competenze del volontariato, soprattutto il volontariato giovanile. A proposito di giovani, magari ci puoi dare anche qualche dritta? Qual è l'iter che comunque sia rispettano, si mettono in contatto con voi, e siete voi a capire, ascoltandoli ovviamente, quello che è la strada che intraprenderanno, siete voi che li instradate? Fondamentale questo, entrare in contatto con CESVOT. La campagna che abbiamo visto prima, Passa l'azione diventa volontario, hanno risposto oltre 600 cittadini del nostro territorio che cercavano, l'ho detto nella prima fase, l'associazione giusta per loro, trovare quella collocazione che li consente di esprimere al meglio la loro personalità, le loro capacità, la loro motivazione per mettersi in gioco e mettersi in gioco a favore di tutti. Però, come dire, la persona giusta al posto giusto. Le associazioni sono tante, tramite CESVOT si può entrare in contatto con tutte, avere a disposizione, come dire, questo database enorme, questo ventaglio enorme di opportunità e quindi trovare la propria collocazione. L'invito è proprio quello, entrate in contatto con CESVOT, aderite alla campagna e passa all'azione, diventa volontario. Grazie mille Marco, ci torniamo più tardi, grazie mille. A dopo. Adesso andiamo avanti con la rubrica che dalla scorsa settimana ci tiene compagnia ogni giovedì. Sto parlando di Cortine 4.0, la costruzione del biodigestore. Siamo nell'impianto di riciclo delle cortine per la seconda puntata della serie Cortine 4.0. Qui i lavori procedono di buona lena. Oggi siamo con Pasquale Bimonte, direttore dei lavori, e Alessio Silvestri di Secit Impianti, direttore dei cantieri. Pasquale Bimonte, sotto i nostri piedi c'è un'importante sezione dell'impianto. Di che cosa si tratta?
Si tratta del biodigestore che praticamente, se vogliamo semplificare al massimo, possiamo dire che è un grosso stomaco dove vengono digeriti gli scarti di cibo che noi buttiamo. Come si integra il biodigestore nel contesto dell'impianto e nell'idea progettuale del Rebamping? Il biodigestore fa parte della linea di trattamento del rifiuto organico e produce metano. La linea continua con la produzione di compost che viene utilizzato nell'agricoltura biologica. Il resto dell'impianto è costituito dalla linea di trattamento degli altri materiali che vengono separati e poi riutilizzati. Le linee quindi dell'impianto trattano il rifiuto e lo trasformano in valore. L'impianto di riciclo delle Cortine possono essere trattati i rifiuti urbani della provincia di Siena e nello specifico quali in questo biodigestore e come vengono trattati. In questo impianto, progettato e realizzato dal nostro partner Ensorga Italia, andremo a trattare 31.000 tonnellate annue di rifiuto organico, la cosiddetta Forzu, proveniente dalla raccolta differenziata della provincia di Siena. Il materiale subirà un primo processo, una prima fase di pretrattamento per eliminare eventuali frazioni estranee presenti nel rifiuto. Dopo questa fase il materiale viene caricato al digestore attraverso un sistema di pompe a pistoni e tubazioni che permettono di trasportare il materiale senza perdite lungo il percorso e soprattutto senza emissioni odorigene. Il digestore è di tipo semi-dry, quindi non richiede l'aggiunta di acqua per la preparazione del substrato da inviare a digestione. Questo ci consente di risparmiare un'importante risorsa come l'acqua, appunto. Il processo è definito anaerobico poiché i microrganismi che operano la degradazione della sostanza organica vivono in assenza di ossigeno, quindi siamo in presenza di un processo differente rispetto al più classico compostaggio aerobico. All'interno di questi digestori il materiale viene tenuto in continuo movimento da due grandi eliche con lo scopo di omogeneizzare la temperatura e massimizzare il contatto tra la sostanza organica e i batteri per far sì che si possa massimizzare la produzione di biogas. Cosa produce il biodigestore e quali sono le differenze rispetto all'altro sistema, quello più tradizionale, aerobico, quello che si faceva nel vecchio impianto? I due sistemi in realtà sono complementari poiché il digestato, dopo aver prodotto biogas all'interno del digestore, viene estratto con un sistema analogo a quello del caricamento, quindi con gli stessi vantaggi ambientali che abbiamo già descritto, e viene avviato ad una tradizionale linea di compostaggio aerobico dopo essere stato miscelato con una matrice strutturante costituita essenzialmente da sfalci e potature. Il compost che otteniamo è equiparabile a un ammendante tradizionale e può essere quindi utilizzato tranquillamente in agricoltura. Oltre al compost produciamo il biogas, come abbiamo già detto, che una volta depurato ci permetterà di ottenere circa 2,5 milioni di metri cubi annui di biometano che immetteremo direttamente in rete nella linea del gestore locale che passa adiacente all'impianto. Questo ci permetterà di soddisfare il fabbisogno annuo di circa 1.800 famiglie. A che punto sono i lavori rispetto al cronoprogramma e quali sono le tempistiche? Rispetto al cronoprogramma siamo perfettamente in linea per quanto riguarda i lavori in generale. Per quanto riguarda invece il biodigestore siamo diciamo in anticipo perché la conclusione dei lavori edili erano previste per giugno 2023. Noi siamo quasi alla fine, manca poco. Invece per quanto riguarda la fine dei lavori in generale, quindi anche con le opere elettromeccaniche montate, dovremmo arrivare a settembre 2023. Nelle altre sezioni dell'impianto invece quali sono le tempistiche? Beh, diciamo qui siamo nella parte di recupero materiali. In generale i lavori edili dovrebbero ultimarsi entro settembre 2023. Quando arriverà il primo chilogrammo di rifiuti? Per quanto riguarda il biodigestore, il primo chilogrammo di rifiuti arriverà a settembre 2023, per poi proseguire man mano con il carico del biodigestore fino a marzo 2024. Per quanto riguarda invece l'altra sezione dell'impianto, il recupero materiali, la fine lavoro è prevista per gennaio 2024, quindi a seguire ci saranno le fasi di collaudo e di prova, primavera 2024.
Serena e Vanna, rieccoci qua. Riprendiamo ovviamente da dove ci siamo lasciate. Sì. Ancora una volta sull'importanza di affidarsi ad una figura di agente professionale, ovviamente. Certo. Anche nelle case in corso di costruzione. Soprattutto. Perché, soprattutto. Allora. Per quale motivo? Prima ci siamo interrotte, ma era importante arrivare a determinare questo discorso. Perché? Perché andare da un costruttore è molto semplice, in genere i costruttori nei loro cantieri mettono l'insegna, il numero di telefono, quindi uno può andare e fare tutto tranquillamente, dice risparmio la provvisione, non perdo tempo, ed è sbagliato, è profondamente sbagliato. Perché? Perché quando si va a comprare sul nuovo ci sono degli step da seguire, ci sono i famosi stati di avanzamento, magari se uno va lì e ha da vendere anche un immobile usato, quello dove attualmente vive in quel momento, è ovvio che bisogna organizzarsi cercando anche dalla parte opposta una certa tolleranza per combinare le due cose, perché certo, io posso vendere ora ma posso vendere anche fra 20 giorni, quindi la tolleranza, quel feeling, quell'empatia che si deve creare obbligatoriamente fra le due parti. In più mettiamoci che qualche volta vendere un immobile non è sufficiente perché bisogna andare a farsi anche il mutuo in banca, quindi a maggior ragione sono tre fattori che se non si incastrano bene come un incastro a nido di rondine non succede nulla di buono. È un incastro bello certosino. È un incastro a nido di rondine, un ebanista sa che cosa, di cosa sto parlando. Sì, sì. Quindi è molto importante questa cosa e per questo motivo l'agente immobiliare, sì, l'agente immobiliare ha un costo, ok. Anche se si va a prendere un vestito in un negozio ha un costo, c'è una commessa che ci serve, ma si paga anche quella quando si prende il vestito. Quindi certo, noi siamo un costo, ma siamo un costo che viene ammortizzato, ammortizzato bene, perché se chi fa questo mestiere, come io cerco di fare, magari tutte le volte bene 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 non lo farò, ma mi ci provo sempre, questo mi potete credere. E questo fa la differenza. E questo mi potete credere, insomma, se uno cerca di unire le tre cose, costruttore, acquirente, banca, non è facile, quindi noi facciamo anche questo. Io vorrei ricordare anche una cosa, la differenza, allora diamo una dritta, ricordatevi che le nuove costruzioni spesso sono accompagnate dall'IVA e non dal registro, cioè cosa vuol dire? Essendo nuove costruzioni a società, sconta l'IVA e non registro. Faccio un esempio, 100.000 euro di acquisto è il valore venale nell'acquisto da costruttore, quindi da società, quindi è il 4% su quei 100.000. Da privato, quindi casa usata, in realtà il valore su cui viene calcolata la tassa, che è al 2%, non al 4% registro, è sul valore catastale, che a volte non sono 100.000 ma sono molti meno. Quindi ecco, stiamo attenti quando facciamo i conti. L'attenzione deve essere massima. Scusa se mi interzo, questo è uno svantaggio forse, ma il vantaggio però di comprare un nuovo è quello di personalizzarsela la casa. Certamente. Domani, venerdì 8 marzo, festa della donna. Quanto incide quest'ultima sulla scelta della casa? Tanto. Molto, parecchio, posso dire tutti gli aggettivi che volete, perché la donna ha sempre fatto la differenza quando viene a vedere gli immobili. Allora, Ivana, diciamo una cosa, quando fissiamo degli appuntamenti, arrivano in agenzia, magari siamo insieme, quindi facciamo anche qualche battuta, perché per chi non ci conosce, Ivana, sono molto scherzose, molto, vediamo arrivare solo lui. Allora, no. C'è una freddura subita, perché dice la donna dov'è? Perché qui si gira a vuoto. Non è potuta venire. Ecco, no, allora torna. Sarebbe meglio quasi rimandare l'appuntamento. No, rimandarlo no, però si chiede sempre, ma la tua ragazza ha dei problemi di orario? Possiamo vedere di incontro? O la tua moglie? Se vuoi l'aspettiamo, ci prendiamo un caffè e l'aspettiamo. No, ma ora a parte gli scherzi, ma noi donne abbiamo uno sguardo diverso nei confronti della casa. Sì. In generale, non che gli uomini questo non lo vedano, ma noi donne si guarda delle piccolezze che per loro sono delle cose inutili. Quali caratteristiche richiede, cerca una donna? Vabbè, allora. Vai, Silvia, allora, parti e poi finisco. Diciamo, l'uomo, ancora, anche coppie giovanissime, diciamo si fermerebbe al garage. Guai perché, certo, per la guai macchina, Carlotta, ovviamente. Perché la macchina e la moto devono stare al coperto, la moglie può stare fuori.
la moglie al guardaroba, come sempre. La moglie al guardaroba. Come? Guardaroba. No, sì, no, allora, ci sono tante cose, sì. Ma ora queste sono quelle principali, sì. Però sì, sì, ti faccio sì. Un esempio. Se una donna trova una casa dove non c'è il ripostiglio, sinceramente se non ci fa caso vuol dire che ci sta poco dentro casa, vuol dire è che vero, è una donna molto impegnata, quindi fa meno caso a questo. Chi vive la casa si rende conto dei terrazzi, dei ripostigli, sì. Della luminosità, sì. Dell'esposizione, dove batte il sole, dove sorge, dove tramonta. Ci sono un sacco di... Per cui la donna è fondamentale, come sempre del resto. Dai, ogni casa è il suo cliente. Prossima volta ripartiamo da qua, mi dovete fare questa promessa. A voglia, siamo due donne, quindi meglio di noi. L'abbiamo detto dove vi trovate precisamente? Siamo in corso Matteotti al numero 10 in Figline, incisa Valdarno. Grazie per essere state prego. Qui. Grazie a voi. Prego, grazie a voi. A prestissimo. A presto, grazie. A presto. Torniamo a parlare adesso dell'orchestra Oltre Confine. Paolo, quindi per le persone che si stanno sintonizzando adesso, ripetiamo il progetto e poi diamo linea ad Alessio Bacci. Allora, ripetiamo, riprendiamo da dove siamo rimasti, quindi acquisto degli strumenti che sì. Saranno stati in comodato d'uso gratuito agli allievi che stanno seguendo e sono impegnati in questa orchestra e in questo momento questi allievi sono 22, quindi meglio di tutti ne può parlare il maestro Alessio Bacci, si è collegato perché è stato in aula e in classe con questi ragazzi. Flautista e docente del conservatorio, benvenuto a Tadà. Buonasera, buonasera. Sono buonasera. Molto grato alla vostra trasmissione per questa opportunità che ci date. Vi saluto e vi racconto un po' di questa esperienza che per me è molto, molto interessante. La musica, lo sappiamo, è un linguaggio universale, è un patrimonio di tutta l'umanità. In realtà, se ci addentriamo nel fare musica, vediamo che è invece qualcosa di esclusivo. Cioè, se non hai soldi per comprare lo strumento musicale, se non hai soldi per pagarti le lezioni con un insegnante, sei escluso dal fare musica, dal partecipare all'evento musicale. Tutti possono ascoltare musica, ma quando si tratta di sederci con uno strumento per poter produrre musica, nascono i problemi. Quindi io faccio l'esempio, per esempio, la nascita dei conservatori italiani. Nel 1600 si fece attenzione a questo elemento di esclusività del fare musica e furono istituiti delle scuole, i conservatori, che permettevano agli orfanelli, ai trovatelli, ai ragazzi che non avevano possibilità e che erano abbandonati e che stavano in questi ospizi, diciamo, per indigenti, di poter svolgere attività musicale, e quindi nacquero i conservatori. Che so, faccio un altro esempio, la nave Garaventa, alla fine dell'Ottocento, una nave scuola che a Genova formò un'orchestra con ragazzi di strada a Genova, con ragazzi abbandonati, piccoli delinquenti, insomma, fu un esempio che ha fatto storia nell'educazione musicale. Le società operaie, quando nacquero le bande delle società operaie, nacquero con questo scopo, quello di dare la possibilità a tutti di poter fare musica. Il nostro progetto segue un po' queste iniziative che sono state già nel passato molto, molto importanti, e ci ispiriamo soprattutto al metodo Abreu che in Bolivia e che in Venezuela è stato importante. Fu portato in Italia grazie all'interesse, all'impegno di Claudio Abbado, che dobbiamo sempre ringraziare, e quindi anche noi, visto che a Pisa non abbiamo un'orchestra Abreu, noi teniamo presente che in quasi moltissime città italiane, dalla Spezia a Genova, a Palermo, ce ne sono tantissime di
iniziative del genere, proprio il sistema di... Certo, per fortuna sono sempre di più queste iniziative, capiamo ancora una volta quanto sia prezioso il progetto. Mi dispiace, i tempi televisivi sono questi. Io la devo interrompere, però grazie per essere stato con noi, ad Alessio Bacci. La riaspettiamo prestissimo. Grazie a voi. Grazie. A voi. Io ho studiato musica, mi è servito da tanto, quindi diamo l'opportunità a tutti, anche ai ragazzi più sfortunati, di studiarla velocemente. Certo. Come sostenere il progetto? Allora, per sostenere il progetto scade fra pochi giorni, bisogna andare sulla piattaforma definita dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, che è eppela.com/orchestraoltreconfine. Si può fare una donazione semplice e liberale, e sabato pomeriggio ultimo evento musicale con un concerto di clarinetti, e a finire gelato offerto a tutti da una famosa gelateria pisana, Rufus, una gelateria artigianale. Vi aspettiamo tutti, i risultati sono stati positivi, speriamo che questa orchestra si riveda a giugno nel Saggio. Paolo, grazie, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie veramente tanto a tutte. Federcaccia Firenze. Eccoci Carlotta, grazie per la linea. Siamo qui con Marco Asirelli, responsabile della cinofilia Cani d'Afferma della Federcaccia di Firenze, che come sappiamo è un'associazione di volontariato, non l'abbiamo detto altre volte, oggi no, ma così ribadiamolo, che si occupa appunto di portare avanti le istanze dei propri associati, che sono cacciatori e sono 7.000 nella città metropolitana di Firenze. Abbiamo parlato poc'anzi con Marco delle razze da cerca, ecco, continuiamo ad affrontare questo argomento, le prove cinofile con le razze da ferma, e ci raccontava prima Springer e Cocker e le caratteristiche, ecco, Marco. Sì, allora le caratteristiche, come dicevo prima, che si differenziano dai cani da ferma è che gli Spaniel devono avvertire, pistare e mettere in volo, e una volta naturalmente c'è l'abbattimento nelle prove con sparo, il riporto sia da terra che dall'acqua, perché non ci dimentichiamo che tutti gli Spaniel sono di ottimi riportatori dall'acqua. Ecco, e ci dicevi anche prima di come queste razze stiano prendendo, no? Po' il sopravvento anche per le piccole dimensioni, no? Sì, ecco, sono razze che raggiungono che dimensioni? Allora, per quanto sono considerate di razza di taglia media, piccola, e essendo così tutti li sono cani, appunto come dicevo prima, che stanno benissimo in casa, sono dolcissimi in famiglia, sono cani, ve lo dico anche per esperienza personale, che sono estremamente adatti anche per i bambini, perché sono cani che sono molto permissivi, dove si crea veramente un rapporto incredibile, e questo fa sì che appunto questa razza sempre più abbia preso spazio nel mondo sia venatorio che cinofilo per quanto riguarda le prove. Quindi sia Springer sia Cocker, queste due razze. Ecco Marco, allora, quando ci saranno le prossime prove sul territorio fiorentino e regionale? Sì, allora la prossima prova sarà il 24 di marzo nell'azienda Galiga a Pontassieve, dove verrà fatto il regionale individuale, dove potranno partecipare Lady, Juniores, Veterani e Assoluti. Sono le quattro categorie che poi accederanno a rappresentare la Toscana al campionato italiano. Soffermiamoci proprio su questo, no? Perché non l'avevamo detto le altre volte. Tanto abbiamo detto prove individuali. Individuali. Giusto? Individuali vuol dire conduttore e cane, perché ci sono anche le prove a squadre. Certo. Ecco. Invece per quanto riguarda quella a squadre, la prova è già stata fatta, domenica scorsa, dove c'erano 6 squadre rappresentanti delle 10 province di Firenze, e ha vinto la squadra di Lucca, seconda è arrivata la squadra
Adesso mi sfugge in questo momento, mi sfugge, è il terzo a Fiesole. Non ti preoccupare, diciamo ci sono state le selezioni, a volte no, questo è il bello della diretta, no? Dove sì, scusatemi, cose, ma in questo momento ho un momento di... che si sanno così velocemente, no? A volte passano, d'altra parte visto Carlotta hai fatto anche arrabbiare il nostro portatore di oro, no? Claudio, l'oroforo, no? Cioè il Teodoforo. L'oroforo portatore di oro, quindi può succedere, no? Comunque selezioni regionali, quindi tre squadre che si sono diciamo classificate alla prova successiva, che è quella nazionale, e quindi prove individuali che ci saranno il 24, abbiamo detto, marzo, in un'azienda turistica venatoria fiorentina, che ha ricordato è quella di Galiga. Poi ho detto, le prove si dividono in Lady, ridiccele. Sì, sono le categorie. Le categorie è Lady, Juniores, Veterani e Assoluti. Ecco, Veterani e Assoluti, Lady e Juniores, anch'io diciamo riesco a capire la differenza. Veterani e Assoluti, cosa vuol dire? Allora, Veterani è fino a 74 anni di età e gli Assoluti sono quelli che da 30 anni fino appunto ai 74 anni di età. Ecco, perfetto, bene, allora, e poi ci sarà, lo anticipo io, una prossima prova ad aprile che riguarda poi la città di Firenze e l'associazione fiorentina. Allora, abbiamo concluso anche questo terzo momento, e quindi grazie a Marco Asrelli che ci ha accompagnato in questo trittico di incontri. Quindi Carlotta, a te la parola, e noi che dire? Ci vediamo, per quanto mi riguarda, martedì prossimo. Martedì. Arrivederci. Grazie, a te, Carlotta. Simone. Ta-da! E come sempre il nostro Simone ci dà gli assist, quindi torniamo a parlare delle squadre calcistiche. Cosa vi attende adesso il campionato? Adesso ci aspettano 5 partite, le ultime 5, per provare a raggiungere un obiettivo che ci siamo preposti, che sarebbe quello di entrare tra le 6 per andare a fare playoff. Quindi sarebbe una poi bella soddisfazione. Sì, certo. esatto. Per cercare poi di andare magari a fare questo salto di categoria. Vogliamo fare un in bocca al lupo anche alla prima squadra del Pontedera che milita in Lega Pro nel girone sì, B. Sì, un grande in bocca al lupo, perché anche se adesso hanno raggiunto la salvezza, anche loro cercano di riconquistarsi un posto nei playoff, e per loro comunque sarebbe, vuol dire andarsi a giocare un sogno che è la Serie B, quindi un grande in bocca al lupo a tutta la squadra. Ti senti di dare un consiglio a tutti i ragazzi, soprattutto alle ragazze che magari in questo momento ci stanno seguendo e che vorrebbero intraprendere il percorso che ma hai fatto? Guarda, come abbiamo detto prima, seguire i propri sogni, seguire la propria passione, farlo con grande determinazione, con forza, e di non mollare mai. Dalla stagione 2022-2023 la Serie A femminile è diventata professionistica. Sì. Quindi veramente. Oggi le bambine possono sognare di fare veramente le calciatrici, quindi... Abbiamo fatto un bel passo in avanti. Esatto, abbiamo fatto un grande passo in avanti, quindi auguro a tutte le bambine di poter raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni. E la famiglia gioca un ruolo sicuramente fondamentale, la no? Famiglia ci hai dietro... spiegato sì, che la sì. Tua famiglia è stata molto importante per esatto, te. Esatto, la famiglia come supporto è fondamentale per le bambine che si affacciano a questo mondo. La mia mi ha supportato da sempre, mi ha sempre seguita, e quindi per me è stato più facile percorrere questa strada. Sandy, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un piacere essere qui. In bocca al lupo per tutto quello che sarà. Grazie mille. Grazie mille a te. Adesso invece, tempo prezioso. Claudio, ti sei ripreso, ti sei calmato? Calmissimo. Ok, calmissimo. Allora possiamo proseguire. No, stavo parlando giustamente sì, dei prima nostri di vantaggi, tutta una serie no? Di vantaggi.
Concluderei dicendo questo. Allora, nonostante l'oro sia un investimento difensivo e non aggressivo, cioè non speculativo come è un'azione, un fondo di investimento, perché chi investe l'oro, lo abbiamo detto, signori cari, lo fa per difendere i suoi risparmi. Nonostante questo, se analizziamo gli ultimi 20-22 anni, dal 2002 ad oggi, nel 2002 un'oncia d'oro valeva $285 americani, ok? Oggi, a distanza di 22 anni, vale $2,150, cioè è aumentata di 7 volte e mezzo in 22 anni, che se si fa una divisione molto semplice viene all'incirca un 30-32% di apprezzamento medio all'anno in 20 anni. Io vorrei fare una domanda a chi ci segue da casa, vorrei dire: mi sapete dire quale investimento che avete fatto voi nella vita ha fatto una performance, cioè ha fatto una prestazione così importante e avete dormito la notte? Perché chi compra l'oro dorme la notte, sogni tranquilli. Fa sogni d'oro, brava Carlotta. Direi che è proprio... Simone ride, ma è verità. È partita una risata qua, ma è la verità. È la verità, tutta, quando si dice la verità si dice tutto. Allora, vorrei fare riflettere i nostri amici a casa, che dicono, cioè, ma io ho investito 20 anni fa, ho comprato un fondo, un'azione, ma oggi quanto c'ho? Ecco, se aveste scelto di comprare oro nel 2002, già era possibile, perché nel 2000, come vi dicevo, è stata promulgata la legge 7, e tutti potevano già acquistare oro. Cioè, si vede il nostro patrimonio, nonostante l'oro sia difensivo, ma mantiene, combatte l'inflazione. Cioè, chi acquista l'oro lo fa per difendere i suoi risparmi, come fanno le banche, abbiamo detto, gli stati e compagnia bella. Quindi, cosa aggiungo? Aggiungo e invito i nostri amici che ci seguono di riflettere sul fatto di regalate un lingotto d'oro ai vostri nipoti, ai vostri figli, ai vostri cari, perché gli insegnerete il valore di una cosa importante come l'oro nel tempo, che si apprezzerà sempre e di qualsiasi formato. Qui c'è la lingottiera, si sta passando in immagine adesso, cioè ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche, tutte le tasche. Oh, bravissima Carlotta. Quindi per comprarlo vi potete rivolgere a me, rtv38.com. Meno male oggi l'ha detta lui, l'ho detto io, ho sbagliato tada senza l'accento, per cui è tada@rtv38.com, oppure telefonate qui in trasmissione, qui in sede, e vi daranno, risponde i miei, risponde la Piera e vi darà tutte le info che serve, vi daranno i miei contatti. Quindi ripeto, per comprarlo mi contattate, io rappresento un importante... Darei anche due o tre dritte su come... Come, certamente, si può acquistare l'oro in vari formati, si può acquistare tipo a cadenza nel tempo, con un piano di acquisto cadenzato, tipo un piano d'accumulo, oppure in un'unica soluzione, naturalmente... Sì, questo. Ma su come proteggerlo? Certo, come proteggerlo, l'oro va conservato in una, con la massima sicurezza, o in una cassaforte se si possiede, o molto più semplicemente in una cassetta di sicurezza. Io consiglio di tenerlo a casa, perché è importante essere proprietari e possessori, cioè l'oro deve essere in mano nostra affinché noi... Dice la nostra Ivana, custodi del nostro oro, perfetto, però equivale a una custodia anche una cassetta di sicurezza bancaria, che ha un costo abbastanza limitato, oppure la fonderia ad Arezzo che fa il servizio di custodia per i propri clienti. E per i miei clienti. Quindi oggi abbiamo capito tutto. Bene. Dove comprare la casa e dove, da chi comprare l'oro. Oh, perfetto. Torna tutto. Metti la cassaforte. Esatto. Giusto, Ivana. Esatto. Claudio, grazie. Grazie a tutti, e io sono qua, vi aspetto, e alla prossima. Ci vediamo puntata dopo Pasqua. Di tada. Quindi buona Pasqua, visto che ormai ci siamo, auguro una buona Pasqua ai nostri telespettatori. Grazie Claudio. Grazie a te Carlotta. Finiamo in bellezza, Chatbot. Marco, rieccoci qua con la nostra terza parte. Ho detto chiudiamo in bellezza perché aiutare il prossimo è bello, è una cosa molto importante. Quando c'è il volontariato e funziona,
funziona tutto meglio? Volontariato. Prima abbiamo accennato un attimo quello che poteva essere la mia storia personale. Sì. Iniziata nel 1999, 24 anni che mi occupo in maniera attiva, assidua di volontariato. Ho iniziato in una piccolissima associazione di patologia rara, che via via è cresciuta nel tempo. Poi, come dire, mi ha preso un pochino la mano questa passione e oggi sono il presidente della delegazione di Firenze. Ma è, come dire, lo spirito è lo stesso di 24, 25 anni fa, è lo stesso. È una sorta, come dire, di malattia che ti prende e che ti accompagna, in questo caso una malattia positiva, perché ti esalta come persona, ti gratifica come persona, ti consente di fare delle cose che magari prima nemmeno immaginavi. Tutti possono diventare volontari, giovani, meno giovani, adulti. Ecco, ma per quanto riguarda i giovani bisogna essere maggiorenni? Diamo due o tre indicazioni. Allora, maggiorenni sì, soprattutto per tutti quelli che sono interventi in ambito sanitario, in ambito sociale, protezione civile. Ci sono delle organizzazioni che viceversa prendono volontari anche minori 16-17 anni. Adesso non vorrei mettermi a fare pubblicità di qualche associazione in particolare. Io invito tutti a entrare in contatto con Elisa alla delegazione CESBOT di Firenze, che saprà dare le indicazioni. Però sì, anche in questo senso. Io questa mattina ero a un istituto superiore del nostro territorio, a Pontassieve, all'istituto superiore Balducci. Ho incontrato una classe terza, quindi i ragazzi avevano giusto 16-17 anni, abbiamo parlato di disabilità, abbiamo parlato di volontariato, abbiamo parlato di l'importanza delle relazioni sociali. Quindi è stato un bel messaggio e come al solito chi come me ha la fortuna di avere queste occasioni ne esce ogni volta più arricchito. In questo caso sì, erano ragazzi di 16-17 anni, li ho visti belli pronti, belli carichi. E questo ci fa tanto piacere. Marco, quindi grazie per quello che fate. Grazie a voi tutti dell'opportunità e ricordiamo ancora una volta www.cesbot.it, è il sito internet, ci trovate tutto quello che desiderate, soprattutto una risposta alla vostra passione di essere volontari. Grazie, quindi in bocca al lupo, ti riaspettiamo prestissimo a TADA. Certo, ci tengo e verrò sempre molto volentieri. Grazie. Adesso invece ci spostiamo sul nostro lato cucina. Paolo, Stefano, pronti? Ora abbiamo iniziato un po' a parecchiare. Siamo, Però non capiamo ancora se ci preparerete un primo, un secondo, niente. Potrebbe essere un antipasto, potrebbe essere... Ma non spoileriamo niente. No, niente. Ha tarpato subito le ali. Allora, però sono sicura che ci divertiremo tanto. Quello lo sai. Dalle ore 19. Sai. Con la nostra cucina, ovviamente. Restate sintonizzati, a dopo. E si mangia.